Passiamo all'oggetto numero 7, stabilizzazione personale sanitario dirigenziale e non dirigenziale. Interrogano i consiglieri Meloni, Bettarelli, Bori e Paparelli. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente. Sostanzialmente torniamo su questo tema ormai con la penso seconda, terza interrogazione. Mi sembra che è uscita nota stampa questi giorni diciamo la conferma delle stabilizzazioni, quindi probabilmente insomma anche la risposta sarà quella che ci aspettiamo, però dato che è un tema a cui teniamo molto per i motivi che noi conosciamo, oggi insomma circa 15 giorni fa quando abbiamo depositato l'interrogazione volevamo avere insomma maggiori certezze rispetto almeno alle stabilizzazioni che avverranno entro il 2024. Credo che l'impegno dell'assessore su questo fronte sia stato diciamo sia in progress e quindi questo ci fa naturalmente estremamente piacere, oltre che fare un servizio chiaramente alla nostra regione. Ricordiamo alcuni passaggi delle delibere di giunta del 13 luglio, poi del 27 febbraio 2023 fino alla DGR del 12 aprile 2023, quando la giunta regionale ha recepito l'accordo sottoscritto con le aziende sanitarie regionali, le rappresentanze sindacali del personale del comparto sanità e le rappresentanze sindacali del personale dell'area dirigenza OSS, finalizzato appunto alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19, considerando insomma anche la disponibilità che avevano sempre dato, i turni doppi e insomma tutta la fatica che era stata fatta e la grande disponibilità data in quel momento. In data 10 maggio 2023 la conferenza delle regioni e delle province ha approvato il documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazioni. Successivamente, attraverso l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 13, si è stabilita espressamente l'applicazione delle disposizioni della legge 234 del 2021 al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale reclutato dal Sistema Sanitario Nazionale, anche quello con contratti di lavoro flessibili. E in 18 ottobre 2023, quindi diciamo poco più di un mese fa, la Regione Umbria, le aziende sanitarie e le rappresentanze sindacali hanno sottoscritto un accordo attualizzato e finalizzato proprio all'applicazione delle ultime disposizioni nazionali e quindi anche a procedere con tutte le stabilizzazioni. Nell'accordo si è stabilito che tutte le quattro aziende sanitarie regionali procederanno preferibilmente entro il 31 dicembre 2023 a pubblicare l'avviso finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse alla stabilizzazione del personale. E anche a seguito della ricognizione le stabilizzazioni saranno operate fino al 31 dicembre 2024. Ora ovviamente la procedura si rivolgerà al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale, ma di servizio svolto fino al 31 dicembre 2024 all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, ripetendo l'importanza del servizio prestato, ripetendo la necessità di avere un servizio sanitario pubblico efficace ed efficiente, oggi interroghiamo ulteriormente la Giunta per capire quante sono le stabilizzazioni del personale sanitario finora effettuate, che diciamo questa interrogazione l'avevamo fatta già, quindi avevamo già comunque uno stato di avanzamento, sia stata effettuata una ricognizione del personale precario che opera o ha operato all'interno delle aziende sanitarie ospedaliere e che rientrerebbe quindi grazie ai requisiti nelle procedure di stabilizzazione e anche ai tempi certi dell'uscita dell'avviso per il raccoglimento delle manifestazioni di interesse per la stabilizzazione del personale. Peraltro alcuni ho visto già usciti. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Agabiti. Grazie. Allora, in risposta ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. Come noto, in data 29/6/2022 è stato sottoscritto l'accordo per la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19 negli enti del Servizio Sanitario Nazionale mediante applicazione dell'articolo 1,268 della legge 30 dicembre 21 numero 234.
Il richiamato accordo rivolto al personale del ruolo sanitario e sociosanitario appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza, anche non più in servizio, è stato adottato con deliberazione di giunta regionale numero 708 del 13/7/2022. A seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 528 della legge 197 del 2002 e delle disposizioni contenute dall'articolo 4, comma 9 e dalla legge 14/2023, che hanno posticipato i termini per maturare i requisiti di servizio e per concludere le procedure di assunzione a tempo indeterminato, oltre ad ampliare il perimetro applicativo della disposizione sia sotto il profilo soggettivo, quindi dei vari profili professionali che possono essere interessati alle procedure di stabilizzazione, che in relazione proprio alla tipologia dei contratti da considerare ai fini della maturazione del requisito di servizio, quindi l'applicazione sia del personale dirigenziale che non dirigenziale, con l'assunzione diretta o l'assunzione previo esperimento di prova selettiva. La Regione Umbria, le aziende sanitarie regionali, le rappresentanze sindacali del personale del comparto sanità e le rappresentanze sindacali del personale area dirigenza OS, nelle sedute di incontro del 23 e del 27 marzo 2023, hanno sottoscritto uno specifico accordo finalizzato alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19 negli enti del Servizio Sanitario Nazionale mediante applicazione dell'accordo 1,268 della legge del 2021, la legge 30, così come la 234, che è stato recepito con deliberazione della Giunta regionale numero 381 del 12/4/2023. Successivamente al verbale di incontro delle date indicate, quindi 23 e 27 marzo 23, il quadro normativo si è chiarito e ha sviluppato, si è sviluppato ulteriormente tenuto conto proprio dell'evoluzione normativa afferente all'articolo 1,268 lettera B alla legge 234, la Regione Umbria, insieme alle aziende sanitarie regionali, le rappresentanze sindacali del personale della dirigenza e del comparto sanità hanno sottoscritto l'accordo attualizzato per la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19 negli enti del Servizio Sanitario Nazionale mediante l'applicazione delle norme vigenti. Nell'anno 2023 le stabilizzazioni già effettuate sono 341 unità, così suddivise: l'azienda ospedaliera di Perugia 88, l'azienda ospedaliera di Terni 57, la USL Umbria 1 93, USL Umbria 2 103. Per quanto concerne la ricognizione del personale precario che opera o ha operato all'interno delle aziende sanitarie ed ospedaliere, tenuto conto che sono attualmente in corso di pubblicazione gli avvisi pubblici per manifestazione di interesse alla stabilizzazione, come meglio anche specificato, al momento non è possibile fornire una previsione attendibile. La ricognizione esatta del personale stabilizzabile si avrà soltanto all'esito delle citate manifestazioni di interesse. L'accordo attualizzato per la valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid, quindi in base alla legge 30 del dicembre 2021, la 234, e quindi anche è recepito dalla Giunta regionale in data 25/10/2023 con una DGR, la 1099, prevede che le aziende sanitarie regionali, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11,1 del decreto legge 30 aprile 2019 numero 35, convertito poi con modificazioni della legge 25 giugno 19 numero 60, così come definiti per ciascuna azienda del servizio sanitario regionale con DGR 581 del 21/6/2021 e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale 23-25, procederanno preferibilmente entro il 31/12/2023 a pubblicare l'avviso finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse alla stabilizzazione del personale dirigenziale, non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale ex articolo 1,
268 lettera B della legge 234 del 21. In attuazione di quanto sopra, l'azienda ospedaliera di Terni con una nel 30/11/2023 ha adottato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse alla stabilizzazione da parte dei soggetti interessati alla procedura. Tale avviso è stato pubblicato sul sito dell'azienda ospedaliera in data 4/12/2023, mentre il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato il 10/1/2024 per i candidati che abbiano maturato i requisiti al 31/12/2023 e o al 10/1/2025 per i candidati che matureranno i requisiti successivamente al 31/12/2023. Provvedimento analogo è stato adottato dalla USL Umbria 1, mentre per quanto concerne l'azienda USL Umbria 2, azienda ospedaliera di Perugia, la pubblicazione dell'analogo avviso è prevista in questa settimana, quindi massimo fino al 15 dicembre. Alla luce degli esiti delle manifestazioni di interesse, le aziende procederanno ad effettuare le stabilizzazioni secondo la propria capacità di assorbimento, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno del personale e nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi, dall'articolo 11,1 convertito poi nella legge 50/2019, così come definiti per ciascuna azienda del servizio sanitario regionale con la DGR 581 del 21 giugno 2021. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni. Grazie Assessore, bene la risposta, ce n'è un gran bisogno. Aggiungo solamente che mi auguro che le professionalità che verranno stabilizzate continueranno insomma il loro operato esattamente per il motivo per cui insomma per la professionalità che hanno acquisito e per la quale dovranno e dovrebbero continuare a lavorare nel nostro sistema sanitario. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 8, istituzione di un tavolo regionale permanente per il contrasto all'esposizione di minori a contenuti pornografici. Prego consigliere Fora. Grazie, buongiorno alla Presidente, alla Giunta. Mi spiace che non sia presente l'assessore Coletto perché il tema credo che sia degno di dover essere affrontato sul massimo livello anche istituzionale. Lo pongo a quest'Aula perché se ne faccia anche un elemento di condivisione al di là dell'interrogazione di questa mattina, ritenendo il tema di stretta attualità e anche di rilevante importanza. Ce lo ricordano i recenti fatti accaduti anche a Palermo e a Caivano, ma non servivano quelli per ricordarci quanto sia ormai urgente e abbia raggiunto un livello di emergenza molto alta il tema dell'esposizione dei minori a contenuti pornografici e violenti mediante soprattutto i collegamenti in rete. Con l'inizio della pandemia, con l'inizio della pandemia si è assistito all'adozione di strumenti normativi a livello internazionale e sovranazionale dedicati ai diritti delle persone di minore età nell'ambiente digitale, volti a prevenire e contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale online di minori, incluse la pornografia minorile e la pedopornografia. Ci sono molti studi che ormai accertano quanto l'utilizzo non solo, diciamo così, anche ciò che produce e che porta poi anche a fenomeni gravi quali appunto la pedopornografia infantile, ma anche l'utilizzo prolungato di contenuti pornografici da parte di minori crei oltre che problemi psicologici nella crescita, ma anche forti fattori di crisi anche sul piano proprio della crescita psicologica e psichiatrica, che poi sfociano anche in malattie psichiche nell'adolescenza e in età adulta. Ecco, su questo tema sono stati introdotti ormai un'attenzione, diciamo così, a livello della programmazione europea e legislativa abbastanza rilevante. L'ultima, la più rilevante, è la proposta di regolamento della Commissione europea del maggio 2022, che prevede tra l'altro la creazione di un centro europeo per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori, che muove da esperienze canarissi e australiane e che dovrà portare a elaborare un nuovo regolamento della Commissione europea che sostituisce quello attuale, il cosiddetto chat control.
La questione relativa all'accesso da parte di minorenni a materiale pornografico è menzionata anche nel commento generale sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale utilizzato, adottato nel 2021 dal Comitato ONU, che incoraggia gli Stati a proteggere i minorenni da contenuti dannosi e inattendibili e garantire che le imprese e altri fornitori di contenuti digitali sviluppino e attuino linee guida per consentire ai minorenni di accedere in modo sicuro a diversi contenuti, riconoscendo i loro diritti all'informazione e alla libertà di espressione, proteggendoli al contempo da tali dannosi materiali nel rispetto dei loro diritti e della capacità in evoluzione. Ecco, da tempo sono disponibili sul mercato strumenti in grado di monitorare ed eventualmente regolare la navigazione in rete dei minori, il principale è quello del parental control, la cui diffusione però ancora oggi è limitata. Anche ci sono stati recenti atti nazionali, il decreto legge 123 del 2023, che include la sicurezza dei minori in ambito digitale, volto a diffondere l'uso del parental control con relative campagne informative. Il Dipartimento per la politica della famiglia si è iniziato anche ad attivare per fare alcune campagne di promozione. Ecco, queste premesse servono per rilevare quanto oggi sia importante porre, io credo, al centro del dibattito politico a tutti i livelli, nazionale e regionale, il tema del contrasto alla diffusione della pornografia minorile, sia in relazione all'educazione consapevole dei genitori, sia soprattutto mediante un lavoro da fare nelle scuole, nei centri di aggregazione, nei contesti educativi, affinché si possa incidere strutturalmente su questo tema. Alla luce di questo, la richiesta è quella, l'invito e la richiesta è quella di verificare in che termini possiamo come regione e quindi come la giunta regionale possa attivarsi, per esempio partendo, questa è una proposta, da un gruppo di lavoro che veda la presenza di rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, delle aziende sanitarie, del terzo settore, della consulta regionale dei giovani, di esperti del settore della polizia postale, al fine di elaborare ed adottare progetti educativi e formativi miranti alla prevenzione e al contrasto della fruizione della pornografia da parte dei minori e un'educazione all'uso consapevole e maturo della rete web. Grazie. Assessore Agabiti, per conto dell'assessore Coletti. Grazie Presidente. Il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha reso molto più facile l'accesso a contenuti pornografici da parte degli utenti della rete. Già all'età di 9 anni i bambini sono in grado di accedere ad internet, a venire a contatto con contenuti inappropriati o per caso perché condivisi dagli amici tramite social network facilmente accessibili. Di contro i mezzi esistenti non riescono però a tutelare in maniera adeguata il minore che viene a contatto con contenuti dannosi, così come la curiosità in mancanza di un'appropriata educazione sessuale fornita anche dai genitori, dalle scuole, fa in modo che i bambini e adolescenti arrivino inavvertitamente su siti pornografici e vivano in prima persona episodi di cyberbullismo. Nel settore sociale di competenza e per affrontare ovviamente il problema occorre facilitare il coordinamento delle politiche e delle prestazioni dei servizi degli enti e di istituzioni locali coinvolti, definendo percorsi e procedure trasversali e condivisi, mettendo in atto una strategia di prevenzione che coinvolga attori appartenenti a molteplici settori professionali e istituzionali aventi compiti e responsabilità diversi. Nel settore sociale di competenza del servizio scrivente, il sistema della tutela minorile riveste un'importanza cruciale per la prevenzione del disagio infantile e adolescenziale. Sul piano istituzionale, le linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, DGR 405 del 2010, delineano un sistema di intervento che si articola intorno a tre aree della promozione, prevenzione e protezione, favorendo l'attuazione di interventi precoci a sostegno delle competenze e le risorse della famiglia, la cui necessità è esplicitamente sottolineata dalla normativa nazionale e internazionale. In coerenza con i principi enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, punto di riferimento fondamentale per gli indirizzi strategici regionali in tema di infanzia e adolescenza, nell'ambito degli interventi di formazione che il servizio sta mettendo in campo negli ultimi tempi, una gran parte di questi si concentra proprio nell'area della tutela dei minori.
E in questo quadro di interventi il diritto del minore, garantito dalla Costituzione italiana, viene affermato affrontando diverse tematiche connesse al sistema di protezione del minore e della propria famiglia attraverso un approccio multidisciplinare, sociale, educativo, psicologico, che sia in grado di dare efficace risposta ai bisogni complessivi espressi dalle famiglie stesse. La Regione, consapevole dell'importanza del ruolo genitoriale nell'ambito della tutela dei minori, ha orientato gli interventi messi in campo alla valorizzazione della famiglia come risorsa, riconoscendo come azione di tutela dei minori tutte quelle azioni che sostengono la famiglia nei compiti di cura e nelle responsabilità educative e di salvaguardare il diritto delle persone di minore età ad essere protette nelle varie fasi della loro crescita per un armonico sviluppo psicofisico e morale. Per far fronte al problema in questione, dunque, molteplici sono gli interventi da mettere in campo che richiedono un approccio trasversale e multidisciplinare. Tanto premesso, la Giunta regionale intende attivarsi per istituire un tavolo permanente che veda la presenza di rappresentanti istituzionali e non coinvolti a vario titolo nel percorso di tutela dei minori, al fine di elaborare ed adottare progetti educativi e formativi mirati alla prevenzione e al contrasto della fruizione della pedopornografia da parte dei minori e un'educazione all'uso consapevole e maturo della rete web e delle tecnologie connesse. Consigliere Fora. Sì, grazie Assessore della risposta, a nome anche dell'assessorato, dell'assessore Coletto. La conclusione a questa relazione è molto positiva. Mi pare che ci sia un pronunciamento chiaro rispetto all'intenzione di avviare un tavolo di lavoro, per come l'ho un po' proposto, che affronti questo tema. So che anche la collega Fioroni aveva a suo tempo lavorato a una mozione sempre su questo tema. È evidente che c'è bisogno di una forte attenzione istituzionale in una regione dove le politiche e servizi per l'infanzia, l'abbiamo detto anche in occasione dell'approvazione del piano regionale dell'infanzia, vanta una alta qualità dei servizi, una grande attenzione ai nostri bambini, una rete importante che sostiene processi educativi, e quindi a maggior ragione possiamo essere anche, diciamo, una regione che apre anche come apripista a livello nazionale un'attenzione importante a questo tema. Grazie.